Questa è una penna, non è una bacchetta per dirigere un'orchestra, però mi piacerebbe tanto poter dirigere degli orchestrali e fargli suonare il valzer numero 2 di Shostakovich, che è la sigla del Giffoni Film Festival. Oggi sul quotidiano Repubblica è stata pubblicata una lettera del direttore artistico del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi. In quanti di voi conoscerebbero Giffoni senza il festival? Quanti di voi saprebbero che nella nostra Italia c'è un puntino sulla carta geografica in provincia di Salerno che si chiama Giffoni Valle Piana? Probabilmente in molto pochi, però questo paese, questo festival, il Giffoni Film Festival, è conosciuto in tutto il mondo. Quante sono le manifestazioni della nostra bella penisola conosciute a livello globale? Molto poche ancora una volta. Quest'oggi il direttore Claudio Gubitosi fa un appello per non veder morire la sua creatura, perché è questa la fine che farà il Giffoni Film Festival se tanti, troppi, continueranno ad essere sordi. Non bisogna essere sordi quando la cultura è qualcosa di importante, quando la cultura è globale, quando l'idioma del cinema. E Giffoni è l'idioma del cinema per ragazzi in tutto il mondo. Lui fa un appello. Lui il festival lo può distruggere, ma vuole vederlo rinascere il prossimo anno. Leggetela quella lettera su Repubblica, perché vi aprirà gli occhi. Io sono un umile servitore di Claudio Gubitosi. Cercherò, per quanto mi è possibile, di diffondere il suo verbo. Se ti sta a cuore Giffoni, fallo anche tu. Usa Shostakovich, fai un video e postalo su YouTube, fallo diventare virale, perché Giffoni è l'ombelico del cinema per ragazzi. Questa cosa, troppi politici, troppe istituzioni l'hanno dimenticato. Giffoni va finanziato, va appoggiato, va diffuso. Perché la missione che 45 anni fa ha intrapreso Claudio Gubitosi è stata portata in tutto il mondo. Sono ragazzi che fanno la fila sul PC per potersi iscrivere, per poter diventare giurati. Non infrangiamo il sogno di questi ragazzi, perché Giffoni è un patrimonio di tutta Italia. Deve essere un vanto per l'Italia. Purtroppo non lo è, perché qualcuno lo dimentica. Teniamo viva la memoria.